Ciao fragoline, benvenuti sul mio canale. Allora, come leggete dal titolo, ho fatto shopping coi saldi per la nuova casa, per cui tutto quello che vedete praticamente sono tutte le cose che ho comprato per la nuova casa. Diciamo che ci sono tanti sacchetti e pesano anche. Per cui vi faccio vedere che cosa ho comprato, i prezzi, se ci sono negli scontrini ve li dico, se no andiamo oltre, perché questo video di sicuro durerà tanto. Sono più di 5 sacchetti, belli grossi, e non so se riuscirò a farlo durare meno questo video, ma ci provo. Ovviamente non taglio, cioè non faccio la prima parte e la seconda parte, se il video dura tanto. Scusate, ma preferisco fare un video intero e farvi vedere tutto quello che ho preso. Tutte queste cose sono appunto comprate con i saldi. Detto questo, vi dico che sono andata da Sephora, Conipel, Cinesi, che è Jets Moda, Lucca, Unicross e basta. Queste sono le cose che ho praticamente fatto uno shopping un po' pazzo, avrò speso più di 100 e passa euro. Iniziamo. Allora, direi di iniziare da Unicross. Vi faccio vedere la clip qua, dove ci sono tanti sacchetti e che non riesco a alzarli. Già ho fatto molta fatica a fare l'anteprima per il video. È stata un'impresa assurda che non so neanche come fare l'anteprima, però vabbè, prima o poi riuscirò a cambiarla e farla decentemente. Per cui, sacchetto grande, sono tutti sacchetti enormi. I prezzi, se sono sopra, ve li dico, se no tanto male, perché poi se sto lì a perdere tempo per farvi vedere quanto ho speso, cioè non finiamo più. Allora, vado veloce. Ho preso due pacche di reggiseni, sono questi due, mi sembra diversi. Allora, qui ecco, questo me lo ricordo, la scatola è già rotta. Invece di 25 euro a reggiseno, praticamente l'ho pagato 10 euro, ne ho presi due. Sono fatte così, adesso lancio, no scherzo, perché sennò sono fatti così. È difficile trovare un reggiseno senza ferro, questo era è in ferro, l'ho visto dopo quando sono arrivata a casa che mi sono accorta che era in ferro, dato che a me non piacciono. Vabbè, però almeno mi va, per cui è così, fatto così, bianco, semplice. È molto semplice. Io faccio fatica a trovare la mia taglia, dato che è una sesta, e ogni volta è sempre la stessa storia. Comunque ho preso sia questo, sono due modelli diversi, che questo. Cioè, io mi sono accorta dopo che erano modelli diversi, non so perché, però ho visto la taglia, ho detto, vabbè, 10 euro, prendo la taglia. E via. Questo invece senza ferretto, morbido ed è nero, anche questo semplice, però è fatto così. Scusate, ma è difficile farvi vedere le cose, poi qua la luce fa proprio cagare, in poche parole. L'unica luce che c'è, il sole naturale che viene, è in bagno. Se volevo registrare in cameretta, ma luce proprio zero, allora alla fine ho detto, c'è più luce qua, registro qua. Comunque, questo qua. Questo è più bello, secondo me, a confronto di quello bianco. Poi, passiamo a questo enorme, pesante sacchettino. Leggermente pesantino. Allora, c'è questo. È un contenitore per mettere dentro quello che vuoi, tipo la pasta, così, di MasterChef. Questo non mi ricordo quanto l'ho pagato. Comunque è fatto così.
semplice da chiudere e da aprire. Per cui questo. Ovviamente se non ci sono i prezzi, non vi posso dire i prezzi perché non me li ricordo, ormai è più quando è stato, quando sono iniziati i saldi, dal 5 che ho fatto il shopping, per cui questo video lo sto registrando adesso, lo vedete oggi che è giovedì, per cui calcolate che queste cose qua è da un bel po' che ce li ho. Ok, andiamo avanti perché sono stata interrotta. Allora, poi ho preso, è un po' scomodo prendere le cose perché ce l'ho per terra e tutte le volte devo abbassarmi, e è meglio avere un tavolo con appoggiato le cose così almeno tutte le volte non devi star lì a piegare, a tagliare, eccetera, però vabbè. Allora, ho preso questi coltelli, questi qua costavano 19,90. In promozione non lo so perché mia mamma ha tirato via il prezzo, non so perché. Comunque ho preso questi coltellini qua. Questi sono per la carne, coltelli in acciaio che tagliano bene, mi hanno detto. E ho preso questi qua. Tanto poi, ripeto, ve le faccio vedere così veloce, ma poi quando saremo nella nuova casa, piano piano vi farò vedere con calma tutto quello che ho preso. Poi ho preso questi bicchierini qua, credo sempre sui 10 euro. Sono 6 bicchieri, quelli piccoli, da... come? Sono 6 bicchierini, quelli piccoli, praticamente per bere il whisky, la grappa, e sono fatti così. E ho preso sia questi. Io calcolo sempre 6 perché, vabbè, noi in famiglia siamo 6 e non si sa mai poi quando arriva tutta la mia famiglia che già hanno in programma tante cose. E allora, vabbè, ho preso questi qua. Questo è mia mamma che tira via i prezzi e non so perché. Comunque, questi. Poi ho preso questi bicchieri che non so perché si è rotta la scatola. Questi credo 20 euro più o meno. Comunque ve le faccio vedere. La scatola è aperta perché li ho aperti prima di comprare o li ho visti tutti. Sono fatti così, tipo da mettere lo spritz. Sono talmente belli che, cioè, ovviamente li vedete un po' male nella telecamera, ma sono fatti così lunghi. Sono troppo belli, mi sono piaciuti. Poi c'erano due diversi modelli, sia così che un altro modello. Io volevo questi e allora ho comprato questi qua. Scusate se vado veloce, ma appunto, se no il video dura troppo. Poi, altro sacchetto di Lucca enorme. Sono due sacchetti di Lucca enormi e due sacchetti della Nicross grandi. Ho preso questi qua che sono per fare i cannoli siciliani fatti in casa. Io l'ho fatti una volta, erano buonissimi e allora alla fine ho voluto prendere questi. Questi qua erano scontati, invece di 2,90 euro c'era lo sconto del 30%, li ho pagati 2,03 euro e sono fatti così a forma di cono perché poi dopo tu metti la pasta e dato che li volevo, li ho presi. Altri coltelli, ho preso due pacchi, pensavo di averne presi uno, invece ne ho presi due e ho preso questi perché appunto secondo me tagliano di più. Adesso mi mancheranno le posate, tipo cucchiai, quelle cose lì. Poi ho preso questi bicchieri, che questi mi ricordo che costavano 20 euro, però questi sono bicchieri quelli semplici. Adesso vi faccio vedere, sono 6 bicchieri e sono fatti così, bianchi, semplici. Io preferisco non prendere le cose colorate perché dopo un po' stancano e poi secondo me si rovinano e allora preferisco tipo cose così semplici, bianche e ho preso questi bicchieri che sono 6. Questi non c'è il prezzo, ma mi ricordo che era sui 20 euro.
Poi ne ho preso un altro di questo, sempre a 2,90 euro, però questi quelli lunghi, fatti così, sempre per fare i cannoli siciliani, fatti così, ma tanto poi li faremo insieme nella nuova casa, ci saranno tantissime ricette. Poi ho preso questo qua costava 19,95 euro, ma l'ho pagato 9,98 euro con lo sconto del 50%. Questa è una spatola per la torta ed è, diciamo, particolare perché è fatta così e c'ha tutti i fiorellini, le farfalle. E dato che mi piaceva e poi costava meno, allora ho preso questa. Il primo e il secondo sacchetto è andato. Calcolate che a Lucca in totale sono 107 euro e 68 solo per due sacchetti di Lucca. Non sto lì a dirvi tutti i prezzi perché sennò non finisco più questo video. Poi, altro sacchetto enorme che ovviamente pesa troppo. Faccio veloce. Questa è una tovaglia a forma di fiore, questa qua. Ah, non va stirata. Wow, questa non va stirata, meglio, così almeno la posso mettere in lavatrice e asciugatrice e non la devo stirare. Non so quanto costa, però calcolate 10-20 euro, neanche tanto. Un'altra tovaglia, questa qua, anche questa che non devi stirare, però bianca con i fiori e le farfalle, fatta così. Non le apro, ma ve le farò vedere nella casa nuova. Poi questo completo di lenzuola, questo qua costava 39,99 euro, cioè 40 euro, e credo che l'ho pagato sui 20. Credo 20 euro, adesso non c'è il prezzo, ma ho scelto questo colore qua per no, il letto. Poi ho preso il sotto del letto, quello con gli angoli, questo se non sbaglio 3 euro, anche perché c'è il negozio della Unicross che ha dei prezzi bassissimi e poi con lo sconto del 50%. Praticamente ti prendi tutta la casa, per farvi capire. Comunque ho preso questo, che però questi due li provo qua adesso nella casa, per cui poi vi farò vedere in un vlog se sono ottimi. E ho preso questi qua che è 180x200. Ho preso questo qua azzurro, poi ho preso degli strofinacci per la cucina, uno rosso, uno blu, poi ho preso questo qua grigio. Poi ce n'è uno bianco, cioè praticamente tutto preso perché appunto c'era la promozione, scontato un botto e cioè strofinacci a voglia. E poi questo qua grigio e bianco. Poi ho preso gli asciugamani per farvi capire, uno piccolo e uno grande. Scusate se ve le faccio vedere così, è anche veloce, ma dovete capire che non ho un appoggio e questi si sporcano, per cui ve le faccio vedere. Allora, due viso, uno grande e uno piccolo, azzurro. Poi, anche questo, no, questo qua è un tappeto. Ah, questo è un tappeto bagno, grigio. Molto carino anche questo. Ah, vi faccio vedere che ho preso azzurro, grigio. Un altro azzurro, mamma che casino. E uno blu. Per cui questi qua ne uso due, l'altro se mai lo tengo adesso vedo. Questi qua ovviamente li uso per il sotto perché sono quelli ad angolo. Alleluia, quattro sacchetti belli grossi, pesanti per la casa, ve l'ho fatti vedere. Mamma mia che fatica. E ho questo video un po'
Strano, però dovete capirmi che quando non hai uno spazio e una posizione come si deve, è così. Comunque, state tranquilli che poi ad aprile sarà una posizione, no, dopo ad aprile. Comunque, ci sto lavorando con la nuova postazione per la nuova casa. Poi sono andata dalla Conipel, questi qua sono tre sacchetti ma leggeri. Allora, non ho trovato chissà cosa, ho trovato solo un maglioncino, invece di 30 euro 17,99 l'ho pagato. Ho solo trovato questo perché mi serviva, poi era semplice, era nero, mi serviva nero e ho preso questo maglioncino a V nero, semplicissimo, fatto così, morbido con i tre bottoni ed è fatto così. Questo ho preso una XXL perché le taglie erano per quelli più grossi, per farvi capire. Comunque 40% di sconto, 17,99 invece di 30 euro. Io ho preso questo qua, non c'era un granché perché poi in questo negozio diciamo che vendono più cose per mamme che più da ragazza, tipo come me, per farvi capire. Poi passiamo a due sacchetti che sinceramente volevo arrivare e farvi capire la fine del video. Allora, sono andata da JIT's Moda, praticamente quello dei cinesi. Non so perché mi gratta il naso. Allora, il mio ragazzo per l'anniversario che faremo il 29 gennaio, tra una settimana, cioè sabato. Questo video andrà giovedì, per cui calcolate sabato, facciamo 12 anni che stiamo insieme e mi ha regalato questo con scritto "Ti amo, tanto amore per te". Questo qua lo voglio appendere sopra il letto della casa nuova e dato che mi piaceva me l'ha preso per il nostro anniversario e vi spoilerò anche che non mi ha preso questo, ma mi ha fatto un altro regalo che io non lo so, ma arriverà sabato, per cui poi ci sarà un vlog, anzi lo farò vedere su Instagram, per cui seguitemi su Instagram che vi farò vedere che cosa mi ha comprato e cosa mi ha regalato. Poi ho preso queste candele, quelle. Oh, questo ho pagato 1,50 euro. Quelle che si. Candele normali, quelle. Mi viene il nome. Qua c'è scritto candela magica, ma non sono candele magiche. Sono queste qua, dove le ho presi per fare delle foto per il mio compleanno. Perché è lunedì 31 gennaio è il mio compleanno. E voi vedete il video, il vlog che farò. Per cui la prossima settimana ci saranno 4 video. Perché ci saranno tre vlog, ho deciso così. Per cui ho preso queste, che sono per le foto. Ovviamente sono belle, allora non potevo lasciarle giù. Poi ho preso questo, che sono. Questo è un 2, un palloncino, perché facciamo 12 anni di anniversario e allora ho preso i palloncini. L'uno ce l'ho già, ho preso il 2. Poi, dato che volevo un po' cambiare, ho preso le lettere. Questa è una O, questa è una T, questa è una I, la A, la M, e credo che ce n'è un altro, no? Comunque, in poche parole, ho preso i palloncini con la scritta "Ti amo", cioè devo prendere un palloncino a ciascuno per scrivere "Ti amo". Poi farò le foto, le metterò su Instagram e vi farò vedere. Però dato che per me l'anniversario è importante perché sono tanti anni insieme, allora io gli faccio una decorazione. Poi per il mio compleanno ho preso dei palloncini con scritto "Buon compleanno", vorrei fare la foto anche per il mio compleanno, per cui ho preso i palloncini, quelli colorati. Ho preso anche queste cartellette che mi servivano e dato che sono colorati ho
preso queste qua, poi metterò a posto e vabbè, volevo farvele vedere. Poi ho preso questi due, mamma mia che casino. Adesso se ci sono i prezzi ve li dico. Questi sono le spille con le perle, perché poi vi farò vedere che cosa combinerò. E sono fatte così, ho preso due pacchi di spille, così costavano di meno. Ho detto, vabbè, dato che mi servono, le ho prese. Allora, andiamo allo scontrino. No, questo no, ho sbagliato. Questo è lo scontrino, che casino sto facendo. Allora, ho speso 20,77 euro. Praticamente freccia di peluche 6,90 euro. Le spille 99 centesimi l'una. La candela magica 1,50 euro. I palloncini 90 centesimi l'uno. I palloni 9 con scritto buon compleanno 1,50 euro. E i set di separatori 1,20 euro, totale 20 euro dai cinesi. Lì costa sempre meno, per cui sono sempre top. Poi passiamo all'ultimo sacchetto, che è la Sephora, e qua è bello. Sono andata alla Sephora perché avevo lo sconto. E dato che in questa settimana ho ancora lo sconto per il mio compleanno, mi sono fatto un autoregalo. Questo è il primo autoregalo, ma ce ne sono altri due autoregali che mi sono fatta, che poi lo vedete in questa settimana, cioè la prossima, che parte da sabato, se non mi sbaglio. Allora, dalla Sephora ho speso 89,65 euro. Ho preso l'eyeliner, questo qua. Allora, non lo apro e non lo testo, ma ve l'avevo già fatto vedere in un video che l'ho visto nel calendario della Sephora. Mi sono trovata bene e l'ho ricomprato. Questo costa 25 euro della Tarte, si dice così, credo. C'ha la matita e l'eyeliner incorporata. Se mai ve lo apro, ve lo faccio vedere normale, ma non ve lo swatcho perché se no poi si secca, e dato che devo finire ancora l'altro. Comunque qua c'è la matita con la punta sottile e qua c'è l'eyeliner fatto così. E comunque è nero, è semplice. Adesso mi sporco. Questo l'ho pagato 25 euro. Poi non è l'autoregalo, eh. Il mio autoregalo è questo. Praticamente mi sono presa il profumo. Allora, in teoria volevo il profumo di Chanel, però dato che superava 100 euro alla fine, ho detto no, per adesso no, compro questo. Questo qua costava 70 euro e qualcosa. No, scusate. Questo costava 75. Mi ha fatto lo sconto di 11,25 euro, per cui calcolate che è della Saint Laurent Black Opium, non so come si dice. Comunque l'odore è buonissimo perché è dolce, e dato che mi piaceva l'odore, ho voluto comprare, ed è fatto così, troppo bello il pack. Questo è il mio autoregalo di compleanno. Un po' caruccio, perché calcolate che i profumi, specialmente alla Sephora di marca, costano tanto. Per cui invece di pagarlo 80 euro, l'ho pagato sui 60 e qualcosa. Comunque, quando ho preso questo, in più mi davano anche il campioncino piccolino della mini taglia. Cioè, guardate com'è bello. Io con questo posso andare al mare, all'estero, e ho il mini profumo con la scatola mini. Cioè, no, non potete capire, guardate. È uguale, però è piccolo. E questo era in omaggio, perché se tu prendevi questo profumo, avevi questo profumo in omaggio piccolino. Mi hanno dato anche qualche campioncino, anzi in teoria l'ho chiesti, perché anche se spendi 80 euro, quando devi chiedere un campioncino
te li danno così, come per dire, vabbè, ok, te li do, però cioè, 2 o 3, non è che ti danno, il bello è che tu spendi e sei una cliente fissa e invece devi chiedere te i campioncini. Comunque mi ha dato queste 3 creme, non so queste cosa sono perché sono tutte straniere, per cui ora che vado a capire che cos'è, vabbè, comunque queste 3 creme, una diversa dall'altra, e sono queste. La marca è Sisley, boh, credo. Una è la maschera, una è la crema, maschera e crema, e l'altro, boh, non lo so. Comunque, dato che non c'è scritto in italiano, ma devi tradurlo, ve lo dirò in un vlog che faccio prima. Ok, queste sono state le cose che ho preso sia per la casa che gli autoregali, sia per il mio compleanno che per l'anniversario. Calcolate che appunto erano tutti scontati, ho fatto una follia e credo che farò ancora altre follie in questi 2 mesi, che però voi le vedete nella prossima settimana, per cui poi vedete che cosa ho combinato, specialmente cosa ho comprato. Per cui vi avviso che la prossima settimana, dal 29, cioè da sabato, ci saranno almeno 4 video per una settimana, perché vi devo far vedere tante cose e allora ho deciso solo per una settimana di mettere 4 video. Avevo fatto il sondaggio sulla community di YouTube, che vi lascio qua il sondaggio. Diciamo che avete risposto solo 5 persone, la maggior parte è stato una via di mezzo tra sì, 4 video a settimana, 3 video a settimana, era una via di mezzo. Ovviamente lo screenshot l'ho fatto prima che voi avete votato. Sono stata un po' delusa perché nessuno ha votato, a parte quelle 5 persone, il sondaggio, e tantomeno anche su Instagram ho fatto il sondaggio e saranno state almeno 2 persone che hanno votato il sondaggio. Per cui non so se le persone non guardano quello che pubblico sia sulla community di YouTube e sia su Instagram, oppure non vogliono rispondere o non volete rispondere. Per cui sono stata un po' delusa, perché ogni volta che faccio un sondaggio per comunicare con voi e ovviamente per capire che cosa vi piace, che cosa volete, alla fine non trovo mai un risultato, per dire, che ne so, 10 persone mi cagano, rispondono al sondaggio. Invece sono state pochissime persone, appunto 2-3 persone che hanno votato, e sono rimasta veramente delusa. Per cui, dato che quelle 2 persone hanno votato e c'è stato una via di mezzo, ho deciso io di pubblicare 4 video per una settimana di febbraio, poi torneranno i video normali di 3 video a settimana. Per cui non lo so, comunque vedrò, valuterò se fare altri sondaggi più avanti oppure fare di testa mia e capire, cioè, perché sinceramente, cioè, io comunico con voi, comunico con quelli che che guardano i miei video, che non dico che sono tanti, però almeno 50 persone lo sono, e queste 50 persone non comunicano con me, non scrivono, e tantomeno non rispondono ai sondaggi. Sono un po', veramente un po' delusa, perché preferisco avere un pubblico che almeno mi calcola e ci, appunto, scambiamo, non so, anche consigli o qualcosa del genere. Io ho 2 persone che sento su Instagram in privato, eccetera, e per fortuna esistono queste 2 persone che mi calcolano e mi aiutano. Ok, si è chiusa la clip, non mi ricordo più cosa stavo dicendo, direi che il video è durato anche fin troppo. Il mio cellulare mi sta abbandonando, perché ogni volta che registro qualche clip lunga muore, cioè nel senso mi chiude le clip, non ho ancora risolto questo problema, e dato che ho solo questo cellulare per registrare, per il momento registro con questo, ma
arriverà la nuova fotocamera in questi mesi. Detto questo, vabbè, io ho detto la mia, spero che qualcuno ha guardato fino in fondo questo video e ha capito cosa intendo e spero che mi sono fatta capire. Detto questo, io veramente vi saluto qua perché ora che monto questo video, ora che lo faccio andare per giovedì, calcolate che io lo sto registrando lunedì e voi lo vedete per giovedì, per far sì che va su giovedì, è meglio che chiudo, così lo posso montare tranquillamente. Ok, noi ci vediamo al prossimo video. Fatemi sapere, mi stanno già andando via la voce. Fatemi sapere che cosa vi è piaciuto e se voi avete comprato da questi negozi. Detto questo, ciao e al prossimo video.